Oggi vi presentiamo il nostro viaggio organizzato in Giappone. Scopriremo un paese dove tradizione e modernità convivono in simbiosi. E sono proprio i contrasti che caratterizzano questo viaggio. Passeremo dalla futuristica Tokyo e il suo agglomerato urbano da 35 milioni di abitanti alla pace dei sensi dei tempi buddhisti e i santuari shintoisti. Tra novembre e dicembre ci sarà un tripudio di colori autunnali che renderà ancora più spettacolare la nostra visita. I giapponesi chiamano questo periodo Momijigari. Giardini giapponesi, templi di legno, incensi, geishe, kimono, una cucina ottima e un popolo gentile e rispettoso rendono questo paese unico e assolutamente da visitare. L'itinerario si sviluppa tra Tokyo, Kamakura, Kyoto, Nara e Osaka. Cominceremo con Tokyo, una delle città più sorprendenti del mondo. È incredibile come in un unico agglomerato urbano così densamente popolato si possano trovare delle aree di grande pace e serenità. Una di queste è il grande parco Yoyogi, nella quale troviamo il santuario shintoista più importante della città, il Meiji-jingu. Non mancheranno delle passeggiate nei parchi della città, come Ueno, Amarikyu e i giardini del Palazzo Imperiale. In questi luoghi sarà possibile ammirare il colore rosso delle foglie, tipiche dell'autunno. I giapponesi lo chiamano Momijigari. A Tokyo visiteremo i quartieri più caratteristici della città. Harajuku, perfetto per una pausa shopping nei suoi stravaganti negozi. Akihabara, il quartiere dell'elettronica, dei manga, dei videogames e dei gadget più assurdi. Chiaramente Asakusa, il quartiere più tradizionale. Al suo interno c'è il Sensoji, il tempio più antico della città. Non mancheranno anche Shibuya e Shinjuku, che vedremo di sera, ma illuminati a giorno dalla potenza dei suoi cartelloni pubblicitari. Visiteremo anche il Museo Nazionale di Tokyo, perfetto per un approfondimento sulla storia e sulla cultura del Giappone. Al suo interno ci sono reperti antichi e opere d'arte. A Kamakura andremo con un'escursione in bus da Tokyo, per andare a vedere i simboli del periodo storico in cui la città era capitale dell'impero. L'Engaku-ji, il Kenchō-ji, e la statua del grande Buddha, simbolo della città, che risale al 1252. Il nostro viaggio proseguirà poi verso Kyoto, la città più affascinante del Giappone. Qui le tradizioni si tramandano da generazione in generazione. La città infatti è stata risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e racchiude in sé tutta l'essenza della cultura antica giapponese. Passeggiare nei quartieri di Higashiyama e Gion è come fare un viaggio nel tempo, soprattutto la sera, quando le lanterne si accendono e illuminano l'ingresso dei locali in legno e bambù. A Kyoto visiteremo i templi più importanti. Comincieremo con il Kyumizu-dera, il Kinkaku-ji, o Padiglione d'Oro, l'Higashi Honganji, il Fushimi Narita-isha e il Tenryu-ji e la sua foresta di bambù. Proseguiremo poi verso Nara, antica capitale del Giappone nell'VIII secolo. Il suo parco è qualcosa di fantastico. Centinaia di cervi passeggiano liberamente tra i templi in legno. Noi visiteremo il Todai-ji, imponente struttura in legno, che all'interno contiene una statua del Buddha alta 14 metri. Termineremo il nostro viaggio con Osaka, una città moderna e all'avanguardia, con una vita notturna molto movimentata. Qui ci immergeremo nel caos di Dotonbori, con le sue insegne e luci fluorescenti. Immancabile è la visita al castello di Osaka, simbolo della città. Insomma, abbiamo un itinerario bello ricco e come al solito torneremo con la valigia piena di gadget e souvenir. In Giappone gli spostamenti non avverranno sempre con il nostro bus privato, ma useremo spesso anche i mezzi pubblici, metropolitane, treni locali, un treno proiettile Shinkansen e anche un battello a Tokyo. Le cose da vedere sono talmente tante che ci sarà da camminare non poco, quindi consigliamo scarpe comode. Il clima di novembre e dicembre è fresco, con massime intorno ai 15-16 gradi e minime intorno ai 6-8 gradi, con scarse precipitazioni. In questo itinerario sono incluse tutte le cene tranne una a Kyoto. In questa serata daremo l'opportunità di partecipare ad una cena con menù tradizionale kaiseki e con l'intrattenimento di una maiko, un'apprendista geisha. Una vera chicca! Per i pranzi verrà lasciato tempo libero a disposizione dal programma guidato. I nostri accompagnatori di agenzia si occuperanno di ogni piccolo dettaglio per rendere questo viaggio davvero indimenticabile. Il nostro team di professionisti studia e organizza il viaggio nei dettagli per sfruttare al massimo il tempo a disposizione.
Le nostre proposte partono a date fisse con prezzi chiari e bloccati, in periodi adatti allo svolgimento del programma nel migliore dei modi. Ascoltare le spiegazioni di una guida turistica ti farà immergere completamente nell'atmosfera del luogo che visiterai. Comunicare all'estero non sarà un problema. Ricevere aiuto dai tour leader e dalle guide locali. Partire con altri viaggiatori significa condividerne esperienze e sensazioni e, perché no, trovare nuovi amici. Conoscerai tutti i dettagli di ciò che ti aspetta prima della partenza, grazie alle nostre presentazioni. Con un accompagnatore dall'Italia parti senza pensieri. Ci occuperemo noi del programma e dell'itinerario. Tu dovrai solo pensare a goderti il viaggio. Visita il nostro sito ilviaggiochetimanca.com e scopri le recensioni di chi ha già viaggiato con noi in questi anni e di nostri nuovi itinerari. Per informazioni e prenotazioni puoi utilizzare il form che trovi in fondo ad ogni scheda di viaggio, oppure i nostri contatti, email e telefono. I nostri uffici si trovano ad Iseo, proprio a due passi dal lago. Perciò, se preferisci conoscerci di persona, siamo tutti qui. Ti aspettiamo!